Benvenuti a tutti per questo momento di riflessione sul clima che cambia. Questa mattina gli studenti del liceo scientifico di Mistero e Garzetti Onesti di Fermo hanno ascoltato, attraverso la relazione del prof. Antonello Lorenzato del CNR di Pisa, il punto di vista della ricerca scientifica. Questo pomeriggio vogliamo allargare lo sguardo a tutti gli aspetti che coinvolgono la nostra società umana. La sfida climatica del nostro tempo è molto difficile e richiede tutto il nostro impegno come genere umano. I ragazzi del liceo matematico hanno creato per questa giornata la tassitazione a due cani che potete vedere sul tavolo del relatore. Una tassitazione è una raccolta di forme che si incastrano senza spazi o sovrapposizioni per coprire il piano e qui oggi vuole rappresentare sia la complessità del sistema clima sia la credibilità del pensiero umano che si realizza nella scienza. In apertura chiediamo al dottor Paolo Calcinaro, sindaco della città di Fermo, di rivolgerci un saluto. Buonasera a tutti, grazie ai ragazzi del TCO, un saluto alla professoressa Felici che fortemente ha voluto questo evento e a tutti i relatori oggi qui presenti, sicuramente prestigiosi, il presidente Confindustria, il presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche e anche alla presenza della nostra, la grande collaborazione che c'è con il Comune di Fermo Politecnica delle Marche. E oggi il tema è un tema fondamentale per il nostro pianeta, ma che poi ha molte declinazioni particolari. Io faccio il sindaco ormai da 7 anni e ormai capisco come è variata anche l'esposizione di noi amministratori in riferimento a quello che è oggi la portata, la diversificazione dell'andamento climatico. Io credo che fino a magari quando io potevo frequentare il liceo scientifico, cosa che ho fatto qualche anno addietro, non c'era il tema delle bombe d'acqua, del pericolo di danni su cose, ma anche su persone, purtroppo l'abbiamo visto qui nelle Marche di recente, per dei fenomeni di sottoclimatismo, non ci poteva essere, ma erano proprio delle cose che erano veramente molto rare. Oggi a noi sindaci, praticamente per ogni tipo di precipitazioni che da una parte sono sempre più rare, ma dall'altra sono sempre più preoccupanti, ci arriva sul nostro cellulare un avviso di emergenza con 3 colorazioni, gialla, arancione e rossa. Devo dire che ormai la previsione di pioggia è sempre accompagnata ormai con una emergenza gialla. Lasciamo perdere il lato, anche questo esistente in me, del passare il cerino della responsabilità, questo non avrebbe bisogno di tutt'altro convegno con giuristi e soprattutto giuristi in prima fila. Lasciamo perdere, ma significa che evidentemente i fenomeni si stanno appunto stanno diventando sempre più aggressivi per il nostro vivere quotidiano. Quindi è evidente quello che sta accadendo, così come è evidente di fronte a quelle pesate senza precipitazioni che passano nelle nostre strade, cosa che io ricordo benissimo quando andavo al recreatorio a giocare a calcio durante l'estate, ogni settimana c'era la giornata in cui pioveva e io insomma rimanevo deluso in casa perché non potevo andare a giocare a calcio con gli amici. Le cose sono state
completamente cambiato. Non dico, queste ore, anche per esempio, come chiusura scuola, infatti, ci sono anche delle previsioni per Treviglio, le accolgo molto volentieri, insomma, perché e qui a volte sempre la sfera di cristallo. Chiudiamo. Recentemente si è costituita l'associazione ex alunni del liceo scientifico di Servo, ad opera di un gruppo di ex alunni della sezione G di sperimentazione scientifica barocca. I ragazzi, diplomatici nel 2002, hanno voluto celebrare il 20° anniversario con la costituzione di un'organizzazione che promuova attività svolte a ribadire il prestigio e l'importanza di una formazione di tipo scientifico, estremamente attuale nelle società contemporanee. La parola al Presidente, l'Ingegnere Luca Enzi. Allora, benvenuti a tutti, ringrazio chi ha voluto dedicarci un po' di tempo per questo tema estremamente importante. È il primo evento che organizza l'associazione ex alunni, per cui siamo lieti che la sala sia piena. E sarò breve. Stamattina i ragazzi erano molto numerosi, sono stati molto attenti anche con dei quesiti posti in maniera molto intelligente e puntuale al relatore. Inizialmente ho augurato a loro di essere estremamente attenti a quello che è il tema che andremo ad affrontare oggi. Volevo augurare a tutti noi presenti questa stessa cosa, perché comunque siamo sia parte del problema che parte della soluzione. Vorrei da ultimo ringraziare un attimo la professoressa Felici, che con il team scientifico, insomma, si è occupata dell'organizzazione e del contatto dei relatori su questo tema, e soprattutto vorrei ringraziare chi mi ha aiutato da parte dell'associazione, che è la mia collega di scuola e adesso amica, Cecilia Messineo, che si è occupata un po' di tutti gli aspetti organizzativi. Ovviamente l'associazione lavora in team, per cui più ne siamo e meglio è. Chi dovesse essere interessato, anche tra i presenti, se dovesse esserci qualche ex alunno, saremo lieti di ospitarvi e di darvi un piccolo compito da portare avanti. Grazie e buon ascolto. La sfida che attende noi giovani nei prossimi anni sarà anche e soprattutto una sfida scientifica e tecnologica. A Fermo è presente il Polo Tecnologico Fermotec dell'Università Politecnica del Marche, laboratorio dedicato alla ricerca, allo sviluppo, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la formazione. Invitiamo quindi sul palco il professor Pierluigi Stipa, direttore del Dipartimento Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente e dell'Urbanistica dell'Università Politecnica del Marche.
dato la possibilità di portare saluti dell'Università Politecnica di Marche in questo consesso e quindi da parte anche di tutta la nostra comunità scientifica. Ma volevo ringraziarla anche per l'organizzazione di tutti questi eventi e quello di stamattina, quello di pomeriggio, in cui ha voluto coinvolgere i giovani delle scuole. I giovani delle scuole sono estremamente importanti. Sì, si dice sempre che i giovani delle scuole sono il nostro futuro, no? So che questa è una frase abbastanza fatta, trita e scontata, però secondo me non bisogna avere paura di dire le cose scontate quando sono poi dimostrate di essere vere. Quindi ben venga, secondo me, una frase scontata di questo tipo. Come anche il discorso della tematica di oggi, no? del cambiamento climatico, perché molto spesso negli anni passati di questa negata addirittura l'esistenza, no? Poi dopo le conseguenze poi le vediamo, che secondo me rientrano anche nel discorso della sostenibilità. E la sostenibilità, ad esempio, è un'altra frase di cui sentiamo parlare molto spesso oggi, è diventato quasi un mantra, però bisogna un attimo anche soffermarsi sul significato di questa parola, che è un discorso che va visto a 360 gradi. Il nostro Ateneo, non da ieri, né da l'altro ieri, ma ancora prima, si occupa di questa tematica, è estremamente sensibile alle tematiche riguardanti la sostenibilità. Oggi qui, ma in tutte, coinvolgendo tutte le nostre aree culturali, oggi qui avete il mio collega della Facoltà di Ingegneria che è coinvolto direttamente in questo dibattito, ma tutte le nostre aree culturali, tipo la Facoltà di Scienze, la Facoltà di Agraria, la Facoltà di Economia, vuol dire, sono tutte quante estremamente coinvolte in questo discorso e perché non la Facoltà di Medicina, che forse è quella più trasversale di tutti. Quindi grazie ancora. Mi taccio qui perché non voglio minimamente rubare tempo a una discussione estremamente importante come quella di oggi. Grazie ancora. Il settore economico-industriale del nostro Paese è certamente attento e interessato al problema climatico. Quindi invitiamo anche il Presidente di Confindustria Fermo, dottor Fabrizio Luciani, a rivolgersi in giro. Buonasera a tutti, un saluto ai relatori, al sindaco che ci ha lasciato poco fa. Ringrazio anch'io la professoressa Felici perché quando abbiamo coinvolto come neo presidente di Confindustria Fermo al primo corso che ha partito al liceo della transizione ecologica e digitale mi ha chiesto il supporto e l'ho dato volentieri. E in quell'occasione mi sono permesso anche di dargli un bel nome alla scuola per idea innovativa, lungimirante e sicuramente funzionale al nostro futuro. Mi ha parlato di questo convegno e quindi anche oggi ho rinnovato la mia presenza perché è doveroso anche da parte nostra, mondo dell'impresa, mondo produttivo, essere attenti a questi temi. Perché questi temi coinvolgono tutti, quindi coinvolge i giovani, coinvolge noi persone più adulte, coinvolge le comunità, il mondo in cui viviamo e coinvolge anche l'inglese, il mondo economico. Quindi noi non possiamo fare altro che essere attenti e dare la disponibilità a questi eventi perché più se ne parla, più ci rendiamo consapevoli dei temi che si vanno a trattare, prendiamo consapevolezza e ci comporteremo in maniera adeguata per come questi temi ci impongono di muoverci. Transizione, ormai il cambiamento climatico è un tema che sta ricorrendo molto da tempo, si legge anche pareri discordanti, poi non sta bene, ma qualche giorno fa leggevo, sono capitato così per caso a leggere un intervento di Zingini, considerato come dire il muro che dice che l'uomo non può intervenire sul cambiamento climatico, quindi non sta bene. Spero che voi vi togliete questo piccolo dubbio che mi è sotto in testa, non so se ne anche adesso. Cambiamento climatico parte dall'atteggiamento, quindi ben venga che parte dalla scuola perché i giovani ci possono essere di insegnamento, perché noi persone più adulte spesso ci adeguiamo ai nostri comportamenti e ci assumiamo ai nostri comportamenti e ben venga che i giovani cavalchino questi temi e sensibilizzino anche noi adulti per fare in modo che una nuova cultura cammini, una nuova cultura prenda piede. Io il
cambiamento climatico lo associo spesso anche al mondo dello smaltimento dei rifiuti, non so perché, se è una mia deformazione, ma è un modo secondo me per far scattare in noi comportamenti adeguati a come ci dobbiamo comportare per far sì che il mondo in cui viviamo, che sappiamo, che conosciamo meglio e non l'abbiamo trovato. Quindi benvengano questi convegni, in bocca al lupo a tutti i relatori, spero che ci date qualche input che ci possa essere aiuto, noi saremo attenti ai vostri racconti e grazie e buona giornata. Comunicare e affrontare il rischio climatico non è cosa semplice, perché investe la percezione del rischio, la fiducia nella scienza, la speranza nel genere umano. Questa citazione proveniente dall'albergo degli scienziati del campo sull'emergenza climatica ci ricorda l'importanza di una comunicazione corretta ed efficace. Ringraziamo il gruppo dei giornalisti delle Marche per aver sostenuto l'iniziativa odierna e invitiamo il presidente Franco Elisei per un breve saluto. Grazie innanzitutto dell'invito e complimenti. Saluto ai relatori eccellenti, perché ho visto la presentazione dell'eccellente gruppo dei competenti. Quindi complimenti per questa iniziativa, complimenti per aver anche coinvolto l'istituzione scolastica per una volta, finalmente ai giovani che si occupano, che portano avanti la voce della difesa dell'ambiente, per una volta non trova contestazione. Quindi complimenti. Certo, il cambiamento climatico è quanto mai di attualità, però io leggo anche nell'iniziativa, leggo anche un, perché lo chiamiamo un sottotitolo, un aspetto, un catenaccio, cioè comunicazione, come si fa e come si dovrebbe fare. Ecco, qui in questo caso ovviamente che coinvolge tutto il del giornalismo. Non a caso l'Ordine dei giornalisti ha accolto con grande piacere questa iniziativa e lo farà con tutte le iniziative delle istituzioni e di altri organismi che possano coinvolgere appunto l'ambito dell'informazione. Io parlo di informazione, faccio una sottile distinzione tra quello che è informazione e comunicazione, però in ogni caso l'informazione è nell'ambito della comunicazione e credo che la conoscenza attraverso l'informazione si arrivi a una conoscenza. La conoscenza credo che sia quantomeno importante, perché una conoscenza che viene trasmessa aumenta e permette forse una maggiore sovranità popolare, o meglio, la conoscenza rende i cittadini consapevoli e quindi responsabili di quello che poi andranno a decidere. Quindi senza conoscenza si rischia addirittura di essere o influenzati o peggio ancora manipolati. Quindi però non è una conoscenza, quella che intendo dire, non è, deve essere una conoscenza che è trasmessa come magari un tempo deve essere trasmessa attraverso le veline. Adesso non voglio fare assolutamente nessun tipo di paragone, però quella che intendo per conoscenza è che l'informazione non si deve limitare a narrare i fatti che sono già accaduti. Cioè, ok, quello sicuramente è un nostro punto, è una nostra responsabilità, ma a volte l'informazione dovrebbe anche cercare di anticipare qualcosa con un approccio che è critico, ma non è un approccio critico inteso come un approccio di contestazione, è un approccio critico inteso come un'analisi critica che in questo caso deve rappresentare una prevenzione. Quindi non ci limitiamo solo, per chi fa informazione, a narrare il fatto, ma cerchiamo anche di prevenire attraverso magari approfondimenti su alcune situazioni che possono essere critiche. Quindi io non voglio che l'informazione sia limitata solamente a narrare correttamente, ovviamente a raccontare correttamente il fatto. Pensate, io ieri ero in un convegno a Venezia e si parlava proprio dell'informazione. Beh, solo il 13% degli italiani, secondo un recentissimo sondaggio, è convinto che l'informazione non sia condizionata da poteri politici o comunque interessi in parte. È molto poco,
quindi c'è da riconquistare una credibilità che non è facile nel momento di tante cose che noi crediamo siano informazioni che viaggiano in rete. Quello che viaggia in rete è una cosa, che qui c'è da fare una distinzione, ciò che viaggia in rete ha un aspetto, ciò che viaggia nei social è un altro aspetto. Per noi tutto ciò che viaggia nei social come informazioni è solo fonte, non è notizia. La notizia è quando viene verificata, e questa è la responsabilità del giornalismo. Spesso nei social viaggiano, diciamo così, input molto spesso emozionali. Ebbene, dovete sapere che sull'aspetto emozionale oggi fa molta presa e lavora molto quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale, ovvero algoritmo. E quello che noi, spesso e volentieri, quello che noi leggiamo sui social o comunque in rete, spesso è più che una notizia, corrisponde a una specie di post-verità. E la post-verità cos'è? Non è è la verità che è messa in secondo piano rispetto all'input, rispetto a quella forza attrattiva emozionale che viene data da quella notizia. Quindi mai come oggi serve un'informazione che verifichi e che sia garante della qualità, della correttezza, della realtà. Non a caso, comunque, quando parliamo di crisi, come ordine abbiamo affrontato proprio come va affrontata una situazione di crisi e di emergenza in tutti i sensi, anche dal punto di vista naturale, come va affrontata dal punto di vista dell'informazione e della comunicazione. Abbiamo affrontato un corso che spero di poter far girare nell'ambito di tutta la regione, ovviamente è un corso che dovrebbe essere aperto non solo ai giornalisti, non solo alla cittadinanza, ma anche a tutti coloro che possono intervenire proprio per prevenire anche e per gestire quelle che sono le situazioni di crisi, soprattutto ambientali. Grazie. A questo punto entriamo veramente nel dialogo a più voci sul cambiamento climatico. Animeranno il dibattito Pino Dondi, signore, giornalista e scrittore, curatore fino al 2011 di Spoletoscienza. Gianluca Franchigucci, direttore del Museo Polaris in Funzionetti di Fermo. Giorgio Barassani, professore e associato presso l'Università Politecnica delle Marche. Jacopo Masotti, giornalista scientifico, scrive per Science, Focus e National Geographic. Giovanni Spataro, giornalista e caporedattore della redazione di Le Scienze. Federico Pedrocchi, giornalista scientifico, conduce la trasmissione Intelligenza Artificiale su Amazon Amazon. E grazie agli organizzatori, grazie al professore Sapetici, grazie a tutti gli amici che hanno accettato il nostro invito. Non vi sarà sfuggito che abbiamo anche una quota di genere che è analizzata. Ma che avendo saputo che c'erano molti amici qui a Fermo ha deciso di raggiungerci e ci permette così di ospitare una nuova voce, una collaboratrice delle scienze tra gli altri giornali, Mind, si è occupata anche di comunicazione e cambiamento climatico nei programmi scolastici, quindi a maggior ragione la ringraziamo per la sua partecipazione. Da moderatore molto poco moderato. Non so se posso rassicurare il presidente di Convinto, che si chiama Locale, ma il mio vecchio amico, purtroppo defunto, John Barra, mi aveva raccontato un grande divertimento di un incontro a Como con la presenza di 3-4 Nobel più di professore Zichichi, che ovviamente non si era presentato fino al momento in cui era previsto il suo intervento, nonostante il parterre fosse motivo. E poi arrivò due carabinieri in motocicletta, la Mercedes nera di Zichichi più altri due carabinieri che lo seguivano, entrò nella sala stringendo mani a tutti quanti, quattro carabinieri si misero agli angoli della sala con il mitra puntato così. Allora lui si avvicinò a uno degli assistenti che ovviamente rimarrà
ancora ignoto. Il professor Zinghi è un po' preoccupato, mi disse, ma in inglese disse, ma c'è veramente il rischio di vita per il professor Zinghi? E l'assistente gli rispose, purtroppo no. Ovviamente l'aneddoto è divertente, ci sta di fatto che, come sapete, non tutti i responsabili anche degli operatori, senza buona parte si devono al suo lavoro, ma insomma, credo che sul cambiamento climatico oggi si possano dire cose che ci possano in qualche modo rassicurare. E io vorrei ringraziare in questo momento principalmente i ragazzi che ho ascoltato stamattina interrogare, per dire proprio il professor Provenzale. Sarà anche vero che erano preparati su quello che dovevano chiedere, ma è stata una bella mattinata, un'occata così di aria fresca riguardo insomma un po' di luoghi comuni che sulla gioventù vengono spesi troppo facilmente sui giornali. Allora, vi volevo rassicurare, non facciamo 50 minuti di interventi a uno che volete qua, perché evidentemente si accumulerebbero nel frattempo 50-100 minuti fuori. Abbiamo scelto per questa giornata una giornata che è più classica non poteva essere, se il cambiamento climatico ci preoccupava, invece oggi è proprio una giornata tipica da inverno, come ce lo ricordiamo. Quindi a un certo punto vediamo il professor Passerini poi ci racconterà. No, abbiamo organizzato questo come una chiacchierata che io proverò a moderare, via via che vi passo la parola, appunto vi confermo le professioni, gli interessi di ognuno degli invitati, però siamo di fronte a un museo e quindi chiederei solo un ulteriore intervento al dottor Fiocchiluccio per spiegarci che cos'è questa realtà. Grazie dottore, buongiorno, dottor Fiocchiluccio del Museo Popolare, porto saluto il nostro presidente Fernando Stavatti e ringrazio la nostra Fenici per questo invito. L'Istituto Geografico Popolare ha sempre affermo, nasce a Formina nel 1994, ha un piccolo progetto sulla divulgazione dei cambiamenti climatici, il libro è il nome del progetto, e quindi ci occupiamo di aree polari, di Artico, essenzialmente di al Polo Nord. L'Istituto Polare, questo libro, è l'unico museo polare artico in Italia, è un luogo privilegiato per la conservazione della memoria polare, nei nostri archivi troviamo tantissime informazioni sulla storia polare italiana, e abbiamo anche una rivista, se lo faccio vedere, e organizziamo in Italia anche vari convegni, mostre tutti sulla divulgazione della storia polare e dell'etnografia, lo studio delle popolazioni che vivono in Antartide e vedremo anche in Himalaya. Il nostro fondatore è Silvio Zavatti, uno studioso di Forlì, che sono un grande studioso delle aree polari antartiche e artiche, ha condotto anche varie spedizioni in Canada e in Groenlandia. Nel 1944 fonda l'istituto, nel 1945 la rivista Il Polo, che oggi esce, e nel 1969 il Museo Polare. Ecco, il Museo Polare che è un palazzo di fonte dove dentro un buon fermo, come fermato una sede molto prestigiosa a questo museo, molto molto risalto, questo siamo molto felici di questa cosa, il Museo Polare è caratterizzato da collezioni sulla storia polare e sulle popolazioni. E ha tutta una serie di pubblicazioni che iniziano nel 1945 e abbiamo una rivista che nasce nel 1945 dove pubblichiamo articoli anche sui cambiamenti climatici. Il nostro progetto Clima in Cambia è dedicato alla conoscenza anche dei cambiamenti climatici, non solo, ovviamente geopolitica, antropologia, abbiamo anche delle nuove rotte polari, quindi anche noi portiamo le nuove rotte commerciali. Noi siamo degli studiosi che ci inviano informazioni, non siamo cacciatori, quindi raccogliamo informazioni e la rivista poi viene divulgata sia in Italia che all'estero. I tre poli, ci occupiamo sicuramente di otto di arte, Antartide con la rivista e Himalaya, che consigliamo di il terzo polo abbiamo un progetto specifico anche in Minos Himalaya. Perché studiare i cambiamenti climatici e le aree polari, poi nello specifico i professori spiegheranno meglio di me, noi ci occupiamo della parte dei cambiamenti climatici, a livello di
popolazioni artiche e subartiche. Ecco, questo qui abbiamo spaccato una carta con queste equazioni. L'istituto si è occupato dei lenzi in Siberia, aveva programmato una nuova spedizione, poi saltato della guerra, e dice che i lenzi e gli inuit erano orientali. Questa è una foto che abbiamo nel nostro istituto storiche sulle popolazioni artiche e subartiche, missioni artiche che hanno condotto l'istituto in Siberia, in Groenlandia, e questa è l'ultima immagine della spedizione in Siberia. Ora io invito a visitare il nostro istituto, ringrazio la nostra Felice per questa opportunità di presentarlo, ringrazio il dottor Domini per questa bellissima, e ovviamente siamo disponibili sia a pubblicare contributi che senza la interessantissimi, sia per farvi conoscere questo museo della cosa. Poi
la clinica era relativamente semplice. Però comunque siamo benvenuti, e uno dei motivi, adesso senza voler fare la dietrologia, delle quali secondo me si è intervenuti, è che primo si poteva fare in una maniera relativamente semplice, perché questi CFC, alcuni li usavamo delle componenti spray, abbiamo messo la CO2 gas serra, venivano utilizzati per il lavaggio delle attrezzature elettroniche dopo l'assemblaggio, cioè vasche di CFC e quindi anche lì in linea, dove è stato un po' complicato erano i cosiddetti working fluids, cioè tutti quei gas che venivano utilizzati nei frigoriferi, nei condizionatori, eccetera, che sono stati via via sostituiti, e le aziende che li producevano hanno fatto sperimentazione. Tra l'altro nel dipartimento c'era l'unico test bed per il anzi scusate non l'unico che abbiamo copiato quello di Kyoto, non c'è niente a che fare con il protocollo di essere di Kyoto, per testare questi rifrigeranti alternativi. Mi viene in mente un paragone, diciamo che l'ozono, cioè il buco dell'ozono, sta al global warming come la virtuosa l'asbesto dei freni sta all'elettrificazione delle auto. Permettetemi di aprire una parentesi, io mi scuso se mi avete visto col telefonino, forse non ci rivedrete, ma mia moglie ha deciso di avere un incidente all'apertura del convegno con la mia macchina elettrica, quindi si capisce se è più preoccupato della macchina della macchina. Assolutamente della macchina. Non ho dubbio su questo. Mi sforzo di elettrificare e poi non voglio fare le cose. Cioè che stiamo scherzando, permettetemi anche di fare un'altra battuta. Io non amo trasferire certezze come il dottor Zichichi in maniera assoluta, però ci sono 99,9 probabilità su 100 che Zichichi abbia torto marcio. Questo ve lo dico, quindi non vi dico a torto marcio, ma c'è una serissima possibilità che ce l'abbia. Questo perché i modelli ci dicono che ha torto marcio. Allora, o il professore, il dottore Rosso Zichichi ci porta un suo modello personale che sia in grado di farci verificare l'inconsistenza di tutto quello che abbiamo accumulato di conoscenze sull'atmosfera ad oggi, oppure ad otto marcio, o meglio, ci sono 99,9 possibilità su 100 che abbia otto marcio. Detto questo, io posso anche dire così, non so, volevo un attimo completare la faccenda. Ora, qual è il problema più grosso che abbiamo con i modelli? Perché lo abbiamo accennato. Allora, il problema è che modellizzare l'atmosfera è una cosa talmente complicata che non ce la facciamo nemmeno con i più potenti supercalcolatori che abbiamo oggi. Oggi con un calcolatore possiamo modellizzare in maniera esatta quello che spunta questo fuoco. Quindi c'è un problema che noi chiamiamo il problema della chiusura. Il problema della chiusura consiste nel fare quelle assunzioni, quelle ipotesi necessarie per rendere il modello in grado di darci dei risultati prima di un eone, cioè in tempi relativamente brevi. Vi faccio un esempio, qualche giorno fa c'è uno dei ragazzi che lavora con me adesso in CNR, che lavorava, ha fatto il dottorato con me, sta modellizzando sul famoso supercalcolatore dell'ENI più potente d'Europa, il quinto del mondo, l'atmosfera sull'Antartide. Allora, abbiamo messo insieme il modello, l'ha fatto girare e ci metteva un giorno per fare, adesso non mi direte dei dettagli perché non lo sto seguendo io più. Ha messo dentro un po' di chimica, tempo di calcolo, ovviamente non è che ha utilizzato tutto il supercalcolatore, cioè per carità di Dio, tempo di calcolo un anno. Tutto sorriso. Quindi ecco, il vero problema è questo. Su questo problema si innesca, come vi dicevo l'altro giorno, il fatto che in realtà l'atmosfera sta cambiando così tanto e così rapidamente che alcune delle assunzioni, alcune delle costanti che utilizzavamo prima, magari adesso non funzionano più bene. E quindi è un continuo rincorrersi di, diciamo, di modifiche, di analisi. Per fortuna, metto una nota positiva, c'è stata un'esplosione dei dati satellitari. Oggi abbiamo veramente, tirando su un satellite alla settimana, adatto proprio per l'importanza della pubblicità.
grandi città della costa, e questo ci aiuta tantissimo. Ci aiuta tantissimo, ci consente anche di fare quello che ci chiedeva il sindaco, che noi chiamiamo un outcasting, cioè sapere esattamente anche quello che succede, anche la bomba d'acqua, ahimè, con un anticipo di qualche ora, non di più, però cioè, qualche ora ci sta. No, grazie mille per aver ricordato questi elementi di complessità, anche per aver ricordato che certamente, come diceva anche il professor Forzale questa mattina, il problema di agire sulle cause del cosiddetto buco dell'ozono era relativamente molto più semplice. Rimane il fatto che si è fatto, rimane il fatto che un problema che campeggiava su tutte le testate sembra in questo momento avviato alla risoluzione, rimane il fatto che si può parlare di queste cose, non se ne, come dire, non ci si deve rassicurare sul fatto che non è che se ne parla solo per dire che è impossibile fare le cose, quando i problemi si cominciano a conoscere magari qualche soluzione può arrivare, anche perché l'ingegnosità si... No, ti volevo dire, tra l'altro, paradossalmente il problema dello zono per noi è stato un clamorosissimo ausilio per poi per il problema grande, cioè in qualche maniera è stata come una premonizione, cioè, noi per esempio all'epoca fu prodotto l'ozone depletion potential, che praticamente adesso abbiamo il global warming potential, pure lì ci sono state le differenze, perché le olimpiadi al parlamento era molto semplice. Il global warming secondo me lo stiamo toppando clamorosamente. Abbiamo creato una comunità scientifica e una comunità di tecnici internazionale, mondiale, e la stessa cosa è stata replicata con quello di Montreal, è stata replicata con il PCC, con il Government of Climate Change. È stato creato un framework di governo per intervenire, che è stato replicato adesso anche in questo. Quindi in realtà è stata una manna dal cielo quasi il buco dello zono, perché ci ha creato la struttura da replicare. Nel caso di scuola per agire, per cominciare a replicare, anche su problemi complessi. Ovviamente c'è un modo, che è quello del professor Passerini, di studiare questi fenomeni sui modelli, e poi però dalla mappa si può passare al territorio, è quello che fa Jacopo Pasotti, che i siti, gli effetti del cambiamento climatico si va a studiare dove accadono. Mi piacerebbe che ci raccontasse questo tuo lavoro, questa tua professione, questo tuo interesse. Ah, ok. Che raccontassi un po' qual è il lavoro del giornalista, fotografo, comunicatore, ambientale sul territorio. Sul territorio. Beh, è una professione molto affascinante, molto bella, interessante. Ti porta a vedere appunto sul territorio gli effetti dei cambiamenti ambientali, ma invece più che altro, più che parlare di cambiamento climatico, io tendo sempre di più a parlare di cambiamenti ambientali, perché il cambiamento climatico è uno dei componenti, un importantissimo componente dell'ambiente, ma quello che stiamo assistendo oggi è un cambiamento che va anche oltre, c'è una distinzione che sta di specie vegetali e animali che stanno avanti, che ci deve preoccupare tanto quanto il cambiamento climatico, e quindi insomma in questa professione mi ritrovo molto spesso a dovermi confrontare, a dover conoscere in realtà quali sono gli effetti dell'impatto, gli effetti delle nostre attività sul territorio, sugli animali, sui vegetali e sulle comunità che vivono in certi territori. Per chi non mi conoscesse, adesso ho fatto dei reportage da Bangladesh, in Indonesia, in Ecuador, in zona di Ecuador, in Alaska, anche in area polare, adesso anche lì c'è Antovia, ma sono anche visitato in Venezia, in Siberia. E se vogliamo c'è un elemento che ho notato che tornava praticamente in ogni luogo in cui sono stato, con qualunque comunità abbia avuto modo di parlare,
ed è la coscienza che qualcosa sta cambiando, ok, questo ce lo facciamo tutti, ma sta cambiando rapidamente. Questo è una cosa cui noi stiamo insomma scoprendo abbastanza più recentemente. Io già nel reportage che facevo 10-15 anni fa, quello che mi sentivo raccontare anche in Mongolia, per esempio, era: sta cambiando tutto velocemente. Ci sono comunità che sono adattabilissime, che sono molto abituate a doversi appunto adattare ai cambiamenti intorno a loro. Mi ricordo benissimo, per esempio, in Mongolia, questo pastore nomade che mi disse: guarda, noi, la nostra cultura è adattamento, qualcosa cambia in questo luogo, noi ci spostiamo più là. Ma ultimamente tutto cambia troppo velocemente, e altra cosa che in realtà la scienza poi, cioè la scienza già ci stava arrivando, ma con la sua velocità, cambia molto velocemente, ma senza darci la possibilità di previsione. La variabilità è tantissima, non sappiamo più di cosa aspettarci. Questo lo sentivo dai pescatori in Madagascar, ai mongoli della Mongolia, ognuno declinato nella propria realtà, nella propria situazione, nelle proprie preoccupazioni. Ma quello che mi colpì poi col tempo era vedere che la scienza stava dicendo la stessa cosa: il clima sta cambiando più rapidamente di quanto pensassimo una decina di anni fa, e l'imprevedibilità che si sta associando a questo cambiamento, anche questa sta aumentando. Mi ricordo benissimo quest'estate, quando c'è stato il crollo della Marmolada, del ghiacciaio della Marmolada, so che vi ricorderete il disastro che c'è stato nelle Dolomiti, che i glaciologi, che ho frequentato molto l'ambiente dei glaciologi, erano esterrefatti, perché dicevano: abbiamo modellato di tutto, abbiamo studiato di tutto, ma questo veramente non era contemplato, non ce lo potevamo aspettare. Ovviamente poi in media si poteva prevedere, ma si poteva prevedere, i glaciologi erano tutti d'accordo: no, non si poteva prevedere questo evento per le sue caratteristiche. E mi ricordo anche una meteorologa che parlava invece dell'evento qui delle Marche, con questa precipitazione autorigenerante, come si chiamava la definizione tecnica. Mi ricordo autorigenerante perché era il temporale autorigenerante, perché continuava dallo stesso punto a crescere senza muoversi, come tipicamente una perturbazione. Diceva: anche questo è una prima volta, non ce l'aspettavamo. Quindi la scienza sta scoprendo che tutto ciò che hanno studiato è giusto, è corretto, se non che negli ultimi anni ci stanno mostrando che c'è un'accelerazione in attesa, e c'è un'imprevedibilità all'interno di questa accelerazione che sta aumentando, che sono questi famosi eventi estremi. Questi eventi estremi che io devo dire che, lavorando nel campo della comunicazione climatica e ambientale ormai da un ventennio, i primi 10 anni della mia professione di comunicatore, giornalista climatico, di eventi estremi praticamente non si parlava. Nell'ultima decina di anni circa, gli eventi estremi sono diventati un tema. Mi ricordo appunto i primi rapporti anche dell'IPCC, dell'IPCC, questo International Panel on Climate Change, quando uscirono, diciamo, i primi rapporti che dicevano: bisogna tenere conto di questi eventi estremi che aumenteranno. Ok, questa è una cosa che non è da. Gli eventi estremi sono aumentati di probabilità, cioè quello che prima si poteva, un evento estremo che prima poteva cadere una volta ogni 10 anni, adesso ci dicono possono cadere una volta ogni 2 anni, per un bel cambiamento. Per alcuni eventi estremi il cambiamento è stato così. Nelle decadi precedenti poteva accadere un evento di tale portata con un ritorno di circa una volta ogni 10 anni, adesso nelle condizioni in cui stiamo andando potrebbe essere una volta ogni 2 anni. Che dal punto di vista, se il sindaco è ancora qui, direi che mi preoccuperebbe, perché ci sono dei conti.
quello che ci preoccupa di più, anche dei veri costi sociali. E quindi, insomma, mi muoverei. Però per concludere, allora, il lavoro che faccio è molto bello, è molto, molto preoccupante, perché senti le testimonianze delle persone sul posto, parlando con le persone sul luogo, ti rendi conto che le persone hanno una percezione di quello che gli succede intorno, di quello che gli parla, appunto, di cioè, il cammino sta avvenendo, lo sanno, molti di loro dicono aiutateci ad adattarci, perché vorremmo adattarci, potremmo avere uno strumento, abbiamo bisogno di un aiuto, e questo quanto. No, è interessante perché in questo tema anche noi tutti ne abbiamo parlato come se fosse qualcosa che riguardasse il pianeta, ma non in particolare noi, tranne poi sperimentare appunto qualche evento estremo, che però sulla responsabilità del quale magari si sono fatte anche giustamente delle congetture su tanti utilizzi del suolo. O semplicemente chiamiamolo il coraggio per chi se lo ricorda di aver costruito un albergo un canale di sicuro a Rigopiano e quindi come dire di aver oggettivamente in questo caso il cambiamento climatico c'entra fino a un certo punto, c'entra la c'entra, ma quell'albergo era a rischio elevato. Il rischio per gli scienziati è dato da due elementi fondamentali, la vulnerabilità e il pericolo esterno. Allora, se noi facciamo una costruzione in un luogo molto vulnerabile, il rischio cresce. Se poi dall'altra parte aumenta anche il pericolo, rende certi indicati, certe precipitazioni più improvvise, più imponenti, ecco che abbiamo rischio altissimo. Magari il primo piano avrebbe potuto, adesso per quanto per esempio, avrebbe potuto andare avanti ancora tantissimo in condizioni climatiche in cui la vulnerabilità rimaneva elevata, ma la pericolosità climatica fosse stata bassa. Quindi ci sono questi due, l'Italia è un paese. Siamo messi male, siamo tra terremoti, quello è un'altra cosa, però siamo messi male perché siamo a un livello di urbanizzazione elevatissimo. Quasi tutto il paese vulnerabilissimo, hotspot di cambiamento climatico. Ecco, prima di passare la parola agli altri, voglio sapere in quale zona del mondo che hai visitato ti è sembrato che questi effetti sono veramente più. Perché su carta, su modelli, per esempio in Bangladesh, hanno delle aree che viene considerata più a rischio. La percezione quindi è molto forte localmente di questi pericoli. Dunque, uno dei posti dove ho notato che sono questi cambiamenti e il rischio più elevato è l'Italia. Poi sicuramente il Bangladesh, come sempre, qua avrei bisogno di più tempo e non lo posso permettere, anche lì è enorme di un discorso di vulnerabilità e un cambiamento esterno. La vulnerabilità di questo paese è elevatissima per ragioni antropiche. Siamo in quello che viene chiamato antropocene. E quindi la mano delle nostre azioni, di ciò che facciamo, è ormai allo stesso peso, se probabilmente tempi di Neanderthal, forse dopo l'ultima ricezione, quando ancora avevamo una connessione con la natura così stretta, eravamo forse più animali, o più essere parte animale di quella umana, si poteva, come dire, buttare la maggior parte delle calamità alla natura. Oggi è difficile, a parte forse terremoti o le eruzioni vulcaniche, non vedere una mano l'azione umana. Quindi anche il Bangladesh è vittima del cambiamento.
cambiamento climatico, ma anche per, a causa della sovrimmunerabilità dovuta alle attività umane. Però qui ti prego. Sì, poi pensavo mentre parlavi a... No, giustamente c'è il fatto che l'Italia è uno dei paesi più vulnerabili. In realtà non è solo un problema di antropizzazione, di cattiva antropizzazione. Il problema è che noi siamo iniziati, cioè noi siamo nella fascia climatica più bella del mondo. Proprio cioè, abbiamo un sacco di fortuna. Questo significa che non siamo preparati. Cioè, dove nelle terre dei tifoni, nelle terre degli uragani, sì, gli uragani saranno più ricorrenti, però c'era once in 10 years, adesso è 10 in 10 years, la zona degli uragani giù nella fascia sud degli Stati Uniti, nelle zone. Noi in Italia non ci siamo abituati, allora abbiamo dovuto coniare una nuova parola che si chiama Medicaid, che è la classe di uragano mediterraneo praticamente, perché abbiamo cominciato ad avere gli uragani mediterranei. Tra l'altro proprio lì c'è un problema con i modelli, perché i modelli che abbiamo sono fatti le tempeste del Mediterraneo sono fatte per l'uragano, perché abbiamo anche noi le tempeste del Mediterraneo, invece queste no, funzionano al contrario, adesso prendono più sull'aria calda, sull'aria fredda, una al contrario dell'altro. E quindi il problema nostro grosso è questo, il problema nostro grosso è che iniziati come siamo, non ci siamo potuti permettere di costruire come abbiamo sempre costruito, di costruire ovunque e così via, e adesso le cose stanno cambiando molto velocemente. Un'altra cosa che volevo mettere in luce, forse l'unico errore che è stato fatto dalla comunità scientifica è stata quella di proiettare a 100 anni il problema. Tanto è vero che nei modelli veniva utilizzato il global warming potential a 100 anni, in particolare il metano ha un global warming potential a 10 anni che è triplo e quarto, e questo è stato l'errore clamoroso. E poi ti avrei voluto chiedere, perché appunto nella chiacchierata del raccontavi sul metano, forse ci sono fatto qualche illusione di troppo, però tra l'altro il professor Crocione, se si vuole intervenire, visto che c'erano un paio di questioni sulle quali era intervenuto, per esempio questo degli uragani mediterranei stamattina, proprio sulla loro formazione. Allora, Giovanni e Federico, Giorgio, mi sembra vicino. Di tutto questo poi si parla tantissimo, si deve parlare, nella vostra esperienza. Giovanni Spadaro, un chimico di formazione, Federico Petrocchio, un fisico di formazione, però sono in comunicazione alla scienza da sempre. Uno dei rischi grossi, che in qualche modo, come dire, alimentiamo anche oggi, poi è perché a forza di parlarne ci sia un effetto di saturazione su questi temi, di come si fa a costruire consapevolezza. Cercando di evitare un momento complicato, il modello catastrofico, che ovviamente è quello che dal punto di vista, come si suol dire, delle vendite, tira di più funzioni. Giovanni è capo servizio delle scienze, chimico, appunto, di informazione. Il modello catastrofico della comunicazione funziona, perché chi fa il nostro mestiere sa che spostandoci dal clima, le notizie che tirano oppure nera, cioè quando avviene un fatto efferato, un fatto che colpisce l'opinione pubblica, perché investe l'immaginario, perché investe le altre persone. Questo vale anche quando sostanzialmente si comunica la scienza a un basso punto. Il clima, tutto ciò, come viene pilastro fondamentale. Io devo dire che allora le previsioni che posso Lupino sono tante dal punto di vista della comunicazione. Primo, sentendo anche parlare gli altri dell'accelerazione, in effetti è vero, io c'era comunque un noto come anche altri miei colleghi, si parla un po' di più di crisi climatica adesso in Italia, perché è vero, esattamente vero, diciamo, lo dice la scienza, ma anche come giornalisti ci rendiamo conto che noi in Italia cominciamo a parlare di clima adesso perché aumenta il numero
ovvero nella cronaca delle TV dei quotidiani di arte, ammesso che questa suddivisione che ho fatto abbia ancora senso adesso, diciamo nei grandi flussi di comunicazione destinati al pubblico, al grande pubblico, il clima c'entra un po' di più sotto forma di notizia dell'evento climatico estremo, perché l'Italia è un paese estremamente vulnerabile per storia climatica. Siamo stati un paese fortunato fino a 20 anni fa, 30 anni fa, adesso questa fortuna che abbiamo avuto in dote, come dire, sta venendo meno, perché come raccontava Jacopo, effettivamente il cambiamento climatico e i suoi effetti stanno accelerando, e questo lo vediamo anche noi che facciamo comunicazione quando dobbiamo dare la notizia. Come raccontare tutto questo? Un elemento che dicevi tu è appunto come non essere catastrofici. Sicuramente questo è importante, anche se il catastrofismo paga. Diciamo, uscendo fuori dalla cronaca del momento, è ovvio, quando c'è un fatto come Rubiano, quando c'è la nevicata che paralizza una regione, oppure quando c'è l'informazione delle autorità che paralizza l'attività delle persone, quando poi non succede niente, perché evidentemente le previsioni possono avere un rinnovato, un margine di incertezza, esce fuori questo dibattito su siamo stati troppo catastrofisti. Il punto è forse cercare un equilibrio che in una società di comunicazione polarizzata è difficilissimo. Io sottolineerei due fatti. Il primo è che quando si parla di crisi climatica forse è bene, abbiamo dato un nome alla nostra epoca antropocentrica, come ricordava Jacopo, forse è bene fare un passo indietro, spero meglio. La vita sulla Terra è stata 3 miliardi e mezzo di anni fa. La nostra specie esiste da 100.000 anni. La Terra può fare benissimo a noi, anche in un mondo con 10 miliardi. Noi ci stiamo investendo di un'apocalisse che stiamo autoalimentando. Ma se già raccontassimo questa prospettiva, è vero quello che dice Jacopo, noi con le nostre attività del cambiamento climatico e dell'impatto che questo cambiamento ha su altre specie viventi, su altri organismi viventi, di questo diciamo tenere conto. Però alla fine il concetto di apocalisse e catastrofismo si può facilmente smontare, perché la vita esiste da prima, esiste da dopo di noi. E forse fare un passo indietro, un'operazione di umiltà, aiuterebbe anche un po' a focalizzare i problemi senza metterla nell'ottica del va tutto bene, va tutto male. L'altro elemento di complessità che credo sia importante raccontare è nell'ambito della soluzione, appunto. E parlare di catastrofismo non giova a nessuno, innanzitutto perché se io racconto di un problema che non ha soluzioni, praticamente non ha soluzioni, ed è se io racconto che noi siamo seduti su un autobus senza pilota, con le porte chiuse e di fronte c'è un muro e non c'è altro modo per scansarsi se non entro in specchiare, chiunque di noi probabilmente cercherebbe di vivere al meglio gli ultimi istanti che di cui può godere. La realtà non è questa, ovviamente la realtà non è nemmeno che va tutto bene, la realtà è che la finestra è sempre più corta, è sempre più stretta, e questo va raccontato. Andrebbe secondo me anche raccontato che appunto oltre a fare un passo indietro come specie e al fatto che le soluzioni ci sono e vanno messe in atto ma il tempo stringe, forse andrebbe anche raccontato, qui c'è un invitato di pietra, il lato politico, mi spiego, con politica intendo l'elemento più nobile, cioè quell'attività umana per cui i gruppi umani formano alleanze, i gruppi decidono, non decidono, prendono decisioni che poi riguardano la vita dei propri simili, delle proprie comunità più o meno largamente intese, comuni, nazioni, alleanze tra nazioni. L'impatto del cambiamento climatico dal punto di vista sociale, questa forse è una cosa su cui non si discute e viene comunicata, non è affatto simmetrico, questo lo vediamo anche noi diciamo in Italia. E quando si cercano soluzioni, si propongono soluzioni, se si entra nell'ottica catastrofista, quindi dobbiamo abbattere le emissioni entro 3 anni perché altrimenti questo treno si schianterà o non riusciremo ad entrare nei binari. Poi magari arriva il comparto imprenditoriale, per esempio, no? Faccio l'esempio della Moto Valley dell'Emilia Romagna, no? Che dovrebbe convertirsi all'elettrico. Ora chiedere a delle strutture umane, sociali, economiche una conversione in tempi così rapidi, un po' per l'inazione di chi ci ha preceduto, un po' perché
che sulla spinta dell'urgenza, forse andrebbe anche raccontato l'impatto che i cambiamenti tecnologici del genere hanno, ma non per fare un passo indietro, anche per, come dire, per una questione di riequilibrio e giustizia. E questo vale anche per quello che raccontava Jacopo prima. Jacopo ha elencato una serie di zone che ha visitato, sono sostanzialmente tutti i paesi di sviluppo, più o meno. Norvegia e Svezia no, però molti altri sono paesi in via di sviluppo. E pensare di poter accollare, il peso del cambiamento sociale e economico a quei paesi e all'interno dei paesi ricchi a fasce sociali e imprenditoriali che oggettivamente non possono sostenere da solo quel cambiamento. E quindi però farne motivo di farne personaggi che rimangono contro, credo che sia profondamente sbagliato, e questo secondo me dal punto di vista giornalistico c'è ancora molto da fare. Perché quando si parla di cambiamento climatico è la crisi globale che investe l'umanità e il pianeta senza alcuna distinzione, mentre invece quando si scende nei dettagli in questo caso sono molto importanti per me, come poi andrebbero affrontate le questioni, i dettagli fanno la differenza. E concludo, e questo si vede anche nei grandi consensi internazionali, nelle conferenze del clima, ormai si fanno da diversi anni, alla fine non si raggiunge mai un punto decisivo, una svolta fondamentale, cioè gli accordi di Parigi sono stati un fallimento perché sono stati comunicati con un grande risultato, ma in realtà non avevano vincoli per nessuno se non volontari, che vuol dire non obbligare niente, nessuno a fare anche, e soprattutto non tenevano conto della diversità delle nazioni, o meglio, non tenevano conto sulla carta, ma non tenevano realmente conto di chi erano, di chi sono i big player, quelli che dovrebbero e potrebbero fare qualcosa, e all'interno dei paesi chi come attore sociale economico può e deve fare la differenza. Sì, no, grazie, perché questo tema appunto è talmente complesso, ma a un certo punto la presenza anche del Presidente del Consiglio, che poi sembra facile convertire aziende produttive, ci sono costi straordinari da affrontare, organizzativi, e ovviamente oramai non più rimandabili, ma sui quali bisogna anche... Scusate, infatti a questo volevo dire, questo è un altro esempio, gli Stati Uniti hanno appena approvato la legge anti-inflazione per centinaia di miliardi di investimento, che poi in realtà sono investimenti destinati, quindi sono investimenti pubblici, sono in realtà destinati alla decarbonizzazione dell'economia o comunque alla mitigazione del cambiamento climatico. Perché è evidente che anche l'amministrazione statunitense attuale ha capito che senza l'impulso pubblico difficilmente, gli Stati Uniti sono il regno del mercato, le imprese potrebbero fare qualcosa, ma non perché siano, cioè, queste immagini migliori. E chiaramente, come dicevo prima, una sfida talmente enorme e locale che se non c'è un'emergenza di... Una cosa interessante che forse bisognerebbe notare quando c'è appunto il racconto pubblico della crisi climatica è che questa cosa è passata un po' sotto traccia. Durante la presidenziale, quando Biden ha dovuto affrontare Trump per le elezioni, forse qualcuno se lo ricorderà, Trump chiaramente era da parte dei negazionisti climatici negli Stati Uniti per questioni culturali e sociali, molto più credo rispetto a quello che per fortuna hanno qui. L'ultima battuta che ha fatto, se non ricordo male, è che il cambiamento climatico prevede un centimetro più di acqua più alta intorno alla California, ci possiamo fare. Sì, ci possiamo fare, esatto. Quello però, esatto, diciamo, per fortuna, diciamo, sono atteggiamenti culturali e sociali che io quella persona, sì, allora qui no, avete due parentesi, anche il Nobel, scienziato Nobel di Surrenders, non è di se parla di cose di cui sa, perché la scienza funziona non nel principio di autorità, sono noto tutto quello che dico, è così, ma funziona nel principio di autorevolezza. Questo diciamo che andrebbe sempre tutto, andrebbe sempre tutto a mente anche da chi fa il nostro mestiere. Tornando a Biden, Trump appunto era molto schierato, era talmente schierato durante la campagna
che, scusate, il Trump era talmente schiavo e riuscì a cedere talmente tanto parlando a soprattutto gli americani che vivevano nella Rust Belt, no? Quella grande cintura nel nord degli Stati Uniti che ha vissuto una deindustrializzazione pesante, che hanno pagato lo scotto soprattutto gli operai, e quindi promettendo di mettere in piedi e di sovvenzionare industrie altamente illuminate dal punto di vista della serra. Ed era talmente efficace questa sua opera di comunicazione di politica che Biden, che inizialmente era su posizioni diciamo opposte dal punto di vista ambientale, verso la fine della campagna elettorale ha dovuto scalare la marcia, cioè per dire, non ha chiaramente sposato le tesi di Trump, anche perché sono tesi negazioniste che non trovano assolutamente conforto innanzitutto nella comunità scientifica americana, come dire, no, migliore al mondo su questo campo qui. Però come Biden politico ha dovuto un po' soppesare anche gli interventi, soprattutto di politica di comunicazione scientifica e di politica industriale. Ed è riuscito a drenare un minimo di voti in quell'area lì, che poi insieme ad altri stati abbiamo permesso di vincere le elezioni. Il passaggio politico successivo è stato quello che dicevo, cioè investire centinaia di miliardi pubblici nel cambiamento climatico per sollecitare le imprese private a andare incontro alla necessità del governo federale. Questo è questo un po' per rendere l'idea della complessità dove si intrecciano sia la comunicazione che la scienza, ma poi c'è la componente sociale e politica di cui non si parla anche dal punto di vista giornalistico, che è altrettanto importante. Federico, che spesso mette in comunicazione anche la pubblica opinione con la vita e il lavoro delle aziende. Per chi fa comunicazione su temi di scienza, tecnologia e innovazione, il cambiamento climatico e la sostenibilità sono diventati un problema, perché credo che non vi sembri strano il fatto che la produzione di notizie, una trasmissione come quella che io ho a Maggio 24, pagine di quotidiani o altri momenti, per esempio televisivi, non vi sfugge il fatto che devono variare, non si può pensare di continuare a dare la stessa notizia. Non vuol dire niente che si tratti di problemi gravi. C'è un problema della comunicazione che è segnato dal fatto che bisogna cercare una certa originalità. Come mai non la troviamo in queste tematiche? Beh, c'è una grande assenza, veramente grande. Questa battaglia che, come sappiamo, si può solo vincere, vede da una parte le organizzazioni governative, sovragovernative come per esempio l'Europa, grandi enti che fanno delle cose a partire certo dalla loro, per esempio, capacità grossa di muovere grandi capitali, e lo possono fare solo loro, non si interviene sul problema del gas se non con queste grandi macchine. Però noi non la portiamo a casa questa battaglia se non si innesca, se non si innescano migliaia e migliaia di comportamenti fatti da cittadine e cittadini, quindi fatti da people, dalla gente, fatti dalle piccole aziende, fatti dalle aziende medie, che trovano
delle proprie direzioni nelle quali sviluppano sostenibilità. Noi siamo molto lontani da questo, quindi questo è un materiale informativo che ci manca. Noi saremmo molto contenti di poter segnalare periodicamente una serie di singole iniziative qui, là, su, giù, che vadano nella direzione appunto della sostenibilità. Allora, cosa voglio dirvi? Sono contento di essere qui in una cittadina come Fermo. Qui bisogna che si mettano in moto, certamente, studenti sia delle superiori che dell'università, associazioni, cittadini, grandi realtà in grado di muovere cose come l'Ordine dei giornalisti o Confindustrias, si mettano in moto per realizzare, per rendere concrete certe azioni. Certe azioni, per esempio, noi abbiamo una delle zone su cui c'è uno spreco di energia spaventoso, è cibo, il food. Bisogna cambiare dei comportamenti d'acquisto delle persone, migliaia e migliaia di persone. Questa cosa bisogna innescarla, bisogna che dei soggetti che possono operare sul territorio facciano di questo obiettivo un loro obiettivo. Bisogna riuscire a convincere la gente che, prima di tutto, è ovvio che noi qualche cosa dovremmo investire, non è che troveremo la soluzione della sostenibilità così a gratis, ma perché ci vengono due o tre idee, è ovvio che dovrà comportare. Noi siamo in un paese, per esempio, che per quanto riguarda plastica ha raggiunto i livelli più alti in Europa. Però se parlate con questi consorzi, con il Corepra che è uno il consorzio che recupera plastica, vi dicono che loro misurano sul campo come ancora sia fortemente sconosciuto il comportamento nella raccolta la plastica, la gente prende tutto ciò che è plastica e la mette in un posto solo, ma ci sono delle plastiche, per esempio, che non si possono mettere insieme ad altre perché ne viene fuori una merda tritata che non può più essere riciclata perché è contaminata da materiali diversi. Quindi bisogna sviluppare, e certo che sarà un po' faticoso, ci saranno dei cortili con più bidoni, bisogna sviluppare questa sensibilità nella gente. Vi dico, vorrei aggiungere una cosa ancora più precisa: queste azioni devono diventare emblematiche, devono diventare prototipali, devono diventare un esempio. Se si diffondessero tutte così miracolosamente d'un botto va bene, ma per esempio in Italia, se noi avessimo una cittadina che si impegni in modo particolare su questa cosa, che ci dà dentro, che viene quindi ad assumere un ruolo di esempio, questa cosa sarebbe estremamente perché in generale nella vita il battistrada, quello che tira la corsa come nel ciclismo, ci vuole perché fa dire a tanti altri, ah però quelli lo sta facendo, lì si può fare, facendolo verrebbero fuori problemi da risolvere, problemi che risolvete. È un grandissimo patrimonio.
facciamo dall'altra parte, evitiamo questi percorsi. Così allora noi nella comunicazione avremo un flusso di esempi concreti di cui parlare. Ci sono delle cose grosse che non si fanno, per esempio una centrale che produca elettricità dall'idrogeno. È una roba piuttosto semplice da fare, non è un gigante della chimica. Ci sono esperimenti di successo che sono concretamente operativi. Ed è una cosa di una dimensione ridotta e che potrebbe essere applicata in molte situazioni. La cosa interessante però, per esempio, ho visto in provincia di Benevento uno di questi casi, è che la centrale a idrogeno produce elettricità per un insieme di case, di appartamenti, ma se costruita con intelligenza diventa anche un aggancio per caricare di idrogeno i mezzi pubblici e quindi ottenere. Allora io davvero vi invito a riflettere su questa cosa. Se vi andasse di diventare un prototipo, fatelo, mettendo insieme tutto. Bisogna certo, per esempio, riuscire a trovare un accordo progettuale con delle pagine di quotidiani locali, con televisioni locali. Bisogna creare un consorzio che lavori alla concretezza di questi progetti. Sono infiniti. Il comportamento d'acquisto, ci sono delle analisi su come la gente acquista nei supermercati, vengono fuori delle robe paradossali, alle 4:30, 5, quelli del supermercato vanno nello scaffale dove c'è sono tutti i tipi di pane e lo riempiono nuovamente, perché si parte dall'idea che il pubblico si vede mezzo vuoto, le briciole, così non compra. Ora voi capite che non siamo mica dei cretini, che cosa ci importa le briciole del pane? Tipo attenzione, per legge va buttato tutto via, no? Dopo 3 ore lo sbatto. E ci sono molte altre cose che riguardano i comportamenti d'acquisto. E bisogna raccontarle, bisogna che la gente se le veda, dica sì, sono un po' scemo, si vanno lì nello scaffale del pane a ragionare in questo modo. Sembra interessante, perché quello che suggerisce è un'alleanza che non è fatta solo di persone come quella nostra principalmente, di riferire quello che accade, ma di fare in modo che quello che accade sia analizzabile il giorno dopo, insomma, sì. Promuovere, diciamo, un circolo virtuoso tra comportamenti e informazione su comportamenti che possa nel piccolo diventare anche un elemento identitario che può poi funzionare da farlo. Sì, da questo punto di vista, siccome Annalisa è arrivata me, giovedì sera, ho sentito i lavori questa mattina, per esempio un buon esempio, lasciate spendere effettivamente una parola per l'esperienza dei ragazzi stamattina, mi è sembrato indicativo, io ho un figlio ormai troppo grande per riferirmi all'esperienza delle scuole superiori, però anche nel modo di raccontare certe volte il ruolo della scuola, anche in quel caso si fa un po' di sensazionalismo, catastrofismo. Assolutamente sì, io mi trovo in questo doppio ruolo di persona che fa comunicazione della scienza, ma che lavora attivamente anche all'interno della scuola, perché oltre a fare comunicazione della scienza io sono anche un'insegnante al liceo, e tutte le volte che mi trovo a parlare delle nuove generazioni, io che non appartengo alle nuove generazioni, ma che ci lavoro,
grazie alla mia esperienza quotidiana. Io trovo estremamente piacevole, molto più piacevole confrontarmi con i ragazzi che per esempio vedo qui nelle prime file, piuttosto che con molte persone di altre generazioni che non fanno altro che giudicarne l'operato. Ed è molto bello invece vedere, io ero questa mattina tra il pubblico e mentre vedevo ragazzi che con un atteggiamento estremamente professionale che avrebbe fatto invidia anche ai giornalisti che lo fanno di mestiere, intervistavano, e utilizzo questo verbo perché mi sembra estremamente appropriato, il professor Provenzale in merito al suo interessante libro, con una professionalità e con una competenza che può derivare soltanto da concetti che sono stati veramente acquisiti, compresi, rielaborati personalmente e riproposti. Mi rendevo ancora più conto delle grandi responsabilità che noi abbiamo nei riguardi di queste generazioni, che sono generazioni che per tanti versi, soprattutto relativamente al tema della sostenibilità ambientale, ci hanno insegnato molto, soprattutto ci hanno insegnato una cosa, a passare dalla potenza all'atto, per usare un'espressione aristotelica, a passare dall'idea di far qualcosa al facciamolo veramente, facciamolo veramente questo qualcosa. Allora, e noi a queste generazioni che per esempio frequentano un liceo del quale ho saputo con estremo piacere, il liceo della transizione ecologica e digitale, e dirò qui perché mi piace particolarmente questo progetto organico da questo punto di vista, noi a queste nuove generazioni non forniamo spesso una comunicazione in termini di strumenti che diamo loro sia adeguata al compito. Mi sono occupata molto di recente di come si racconta il cambiamento climatico ai ragazzi nei loro libri di testo. E non va sottovalutata questa parte della comunicazione della scienza, innanzitutto perché è comunicazione della scienza. Il libro di testo è qualcosa che poi entrerà all'interno della formazione della persona e che può determinare anche, in un certo qual modo, dei comportamenti futuri, ma anche fornire degli imprinting che non sono facili poi da lasciare andare nel corso del tempo. Ora, attraverso l'esame dei testi che riguardano sia i gradi inferiori di istruzione che quelli della scuola superiore, fondamentalmente i problemi del testo della scuola italiana sono tre. Da una parte c'è quella scarsa attenzione al sistema di cui parlavano i relatori prima. Ecco perché giustamente Jacopo, ma anche gli altri dicevano, teniamo presente che sarebbe molto più corretto parlare di crisi ambientale piuttosto che focalizzarsi solo ed unicamente col clima, perché giustamente, come si fa notare molto spesso nei libri, capita che il problema del cambiamento climatico rimanga confinato, a parte il fatto in poche pagine, ma rimanga confinato al sistema atmosfera, come se questo non si traducesse per esempio in una perdita devastante e estremamente impattante di biodiversità, e non si spiega neanche perché la biodiversità sia così importante, un concetto che andrebbe tradotto in pratica e che viene lasciato come una teoria che si può fornire una chiave d'accesso culturale alla risposta ad una domanda, ma è estremamente triste il fatto che non si comprenda il concreto impatto devastante della perdita di tante specie, oltretutto velocissima. Poi c'è una questione che fatto che di riforma in riforma i nostri libri cambiano tanto, tanto, ma nella forma. Il riciclato, il riciclo continuo, purtroppo non di riciclo ecologico, ma il riciclo di contenuti che vengono semplicemente tagliati in cucini e non vengono effettivamente cambiati, aggiornati, è qualcosa di estremamente triste e problematico. Ma, e prima ci riferivamo alla pseudoscienza che viene dagli scienziati, al principio che anche il Nobel possa dire delle cose scientificamente non fondate. A questo proposito c'è il bellissimo libro di Silvano Fuso,
argomento ingannevole sia applicato al giornalismo scientifico, perché non si può dare la stessa dignità a una posizione pseudoscientifica che non si può neanche definire minoritaria, ma che è semplicemente la disdatta teoria di qualcuno che si distacca dalla comunità scientifica internazionale. Non si può pensare che uno valga uno, proprio perché da una parte c'è l'intera comunità scientifica internazionale e dall'altra invece c'è il singolo con un'idea distacca. Per questo dicevo, il liceo, di cui stiamo parlando, dovrebbe dare questa visione integrale, questa visione, da così dire, anche ecosistemica, e pensare ad una formazione completa e coerente. Grazie. Allora, il fenomeno del riscaldamento globale si sta opponendo a quello del congelamento locale. Siccome abbiamo superato le due ore di incontro, però io oltre a invitare chi vuole riscaldare almeno nulla a fare una domanda, se preferisci, però chiederei veramente telegraficamente a ognuno una risposta riguardo a una questione che ha posto il sindaco e che mi ricordava un incontro che ho avuto con Massimo Cialente. Massimo Cialente è stato il sindaco dell'Aquila, quindi con lui per tutti e due i mandati che sono, nel suo caso, si sono sovrapposti al terremoto del 2006. E una volta, nel 2016, insomma, la situazione già era un po' più tranquilla, nel suo ufficio, l'ho visto, scusate la terminologia, perché era arrivata una comunicazione dalla protezione civile che indicava possibilità di terremoto, quindi per prendere tutte le decisioni conseguenti. E lui, diciamo, con un modo piuttosto colorito, diceva: io che conseguenze dovrei prendere, oltre a quelle di chiudere tutto, di far uscire tutti dall'ospedale, di sbarrare le scuole, che ricordo a molti che sono insegnanti, anche genitori, chiudere una scuola magari così superficialmente può significare anche gioia per gli studenti, per la sua casa, significa per i genitori non sapere dove lasciare, significa prendere giornate di ferie, significa un sistema che si collassa. Nel caso di scuola, quei giorni lì all'Aquila, io non avevo mai considerato l'eventualità. Giorni di quello che era successo, i giorni di chiusura scolastica erano arrivati ormai al limite di ciò che determina, diciamo, la perdita completa dell'anno. 200 giorni promossi, 200 giorni scolastico. Quindi chiudere ulteriormente le scuole. D'altra parte, se poi il fenomeno in buonissima fede non viene considerato sufficientemente rischioso, ecco, allora una risposta un po' telegrafica, il professor Basile un po' l'aveva accennato: riusciamo a fare previsioni sufficientemente accorte oramai in termini di tempo che permettono di intervenire? Allora, come ho già detto, il problema è così complesso che non può essere data nessuna certezza, lo dico subito. Possiamo arrivare a una confidenza dell'ordine dell'80-90%, nel mio caso neanche di più. È ovvio che si dà il principio di massima precauzione. Permettimi di ricordarvi, ma forse lo ricorda molto meglio lui, che io una volta ho aperto un numero di Ledger che c'era un etichetto contro l'Italia, che praticamente perché avevamo inquisito i sismologi, tra l'altro il CPR, se non ricordo male, degli NGV, quindi UGV. Senza offesa, perché loro stanno sempre, si incazzano sempre tra loro, sono... E no, dicevo, perché avevano detto: guardate che non possiamo prevedere che ci sia una nascosta, qualcuno aveva fatto questa profezia, e loro hanno detto: guardate che non possiamo, che la cosa più bella che uno scienziato possa dire, non sono capace, dopodiché c'è stata la scossa e ne hanno visti. Allora, non vorrei che succedesse lo stesso per me, solamente questo, volevo mettere le mani avanti. Detto questo,
Allora, noi fino ad oggi abbiamo costruito come a Casamicciola, o piuttosto abbiamo deviato da quello retto il torrente del fiume, là c'è stato su Sternotti qui, perché non ci aspettavamo certi estremi meteoclimatici. Oggi tocca a tenere conto. A New Orleans hanno rifatto tutti gli altri, gli americani che dicono sempre che non si muovono, che hanno rifatto tutti gli altri della città, perché era successa una cosa che non era successa in 150 anni. Chiudo dicendo l'ultima cosa, però noi stiamo focalizzando, perché il sindaco parla per primo e poi dopo tutti gli altri, ma noi stiamo focalizzando sugli eventi eccezionali, sulle cose eccetera. Il global warming è un processo progressivo noto, okay, che sta avvenendo. Quindi attenzione, perché dice giustamente, non parliamo solo di catastrofi, qui tocca parlare del fatto che va ridotto il quantitativo di gas serra immesso in atmosfera. Va riconsiderato l'orizzonte temporale sul quale dobbiamo farlo, non c'è percentuale perché ragazzi sono stati gas da prendere, io scenderei a 100 se serve. Dopodiché tutto il resto viene da sé, nel senso che certo tocca anche a metterci una pezza a colori, perché i prossimi 20 anni saranno sempre peggio, anche se siamo bravissimi, mettiamoci in testa. Siamo nell'età dell'incertezza, questo vale anche per la comunicazione, chi fa comunicazione a scienza, diciamo, con la pandemia abbiamo vissuto esattamente quello che è stato vissuto nel caso del terremoto dell'Aquila, no? Senza medici citati in tribunale, cosa sanitaria. Probabilmente siamo sempre stati, secondo me, nell'età dell'incertezza. Adesso, soprattutto nei paesi più avanzati come il nostro, inseriti in una serie di relazioni e di scambi molto articolati, ogni evento che non ha una probabilità zero, ma ha una gamma di probabilità di avvenire, chiaramente lo sentiamo molto di più, perché appunto, se voi vi ricordate, nei primi mesi della pandemia, appunto, non so se era il ministro, qualche politico spuntò scienziati dicendo voi però ci potete dare delle risposte, e questi che cercavano di spiegare che è un patogeno nuovo, non sappiamo nulla e non è nemmeno così facile, perché tra l'altro è un patogeno che viene da un paese prima per trasparenza della comunicazione, mettiamola così. Nell'età dell'incertezza la comunicazione di incertezza è fondamentale, per questo parlare solamente di catastrofi credo sia fuorviante, soprattutto poi per fortuna non faccio l'amministratore pubblico, locale o nazionale, ma credo che veramente bisognerebbe fare dei corsi per diverse categorie di alfabetizzazione del rischio di cittadini e di comunicazione del rischio, perché mai come in questa epoca la nostra società è vulnerabile ai eventi che hanno una gamma di probabilità di avvenire, e quindi quando poi chi è chiamato a prendere decisioni vuole stabilire come procedere in base a ci sarà, non ci sarà, forse è bene che metta in atto un processo decisionale di governanza che recepisca informazioni che non possono essere succederà o non succederà, ma si prepari per esempio a diversi scenari. Concludo, l'Italia è un hotspot del cambiamento climatico, pensare che possa essere tutto una desertificazione da un momento all'altro, oppure se siamo bravi tra 20 anni, certo che saranno così sicuri, ma magari resteremo così e quindi tutto sommato va bene, è una visione, una dicotomia che è estremamente fuorviante, perché tutto questo c'è una gamma di scenari che probabilmente sono anche più realistici, tipo l'anno in cui il pop è caduto in secca, poi gli anni successivi in cui poi magari riprende a scorrere più o meno come prima, e quindi è passato tutto, assolutamente no. Viviamo sempre in quel rilevante della stanza, che è il cambiamento climatico, che dobbiamo continuare a raccontare nella sua complessità. Secondo me la complessità e l'incertezza sono le due parole da declinare, avremmo già dovuto declinarle, ma mai come oggi. Sì.
Giovanni ha detto tutto quello che, anzi di più di quello che avrei voluto dire io, però se ho un microfono davanti a un'opportunità, qualcosa devo dirlo. Pensavo di una proposta, oltre alla comunicazione della incertezza, della complessità, io aggiungerei una comunicazione, questo può essere interessante per chi segue qua secondo me, una comunicazione dell'autorevolezza del mondo scientifico, perché io quello che osservo, quello che forse osserviamo tutti nel nostro lavoro, è che il pubblico ha un'enorme difficoltà, perché lo comprendo perfettamente, a distinguere le diverse voci, quelle che possono essere più autorevoli rispetto ad altre. Mi capita spessissimo di sentire quel tal professore, quella professoressa ha detto, poi scopro che non erano professoressa o professori, oppure che sono professori in pensione, che non esercitano più, non pubblicano più lavori, non fanno più ricerca magari da una decina d'anni, ma sono comunque il professore ha detto, la professoressa o il professore di fama internazionale. Poi io che sono giornalista vado a spulciare, quindi mi incuriosisco, sono sempre un po' scettico su tutto, vado a vedere che come misuri questa fama internazionale, vedi che questa persona in realtà non ha pubblicato tanto su giornali scientifici e tecnici internazionali, insomma non è così di fama internazionale nel suo ambito. Per il pubblico, se voi trovate un tweet o su Instagram il professore tale ha detto questo, vi fidate chiaramente. Ecco, io credo che forse un lavoro che si potrebbe provare a fare nelle scuole, la voce autorevole nel campo della scienza da quella meno autorevole, perché veramente c'è un grosso rumore nella rete soprattutto, ma anche nei quotidiani, anche nei media assolutamente, ma in rete anche nella scelta dei collaboratori quotidiani. Eh sì, infatti c'è un grande rumore e purtroppo è a partire da una responsabilità nostra dei cittadini soppesare le informazioni che ci arrivano, e uno strumento fondamentale per me, per la scienza, sarebbe riuscire a discriminare tra la voce autorevole riconosciuta, col bullino, da quella sedicente autorevole, ed è molto difficile. No, questa cosa del rumore di Jacopo effettivamente poi mi fa pensare che appunto c'è Jacopo, c'è molto rumore che tra l'altro è alimentato mentre ci sono dentro, che credo sia uno strumento del male, intendiamoci, sono la tecnologia, tutte le tecnologie hanno fatto questo, diciamo, è abbastanza banale. Il punto è che nelle pubblicazioni, come la climatica, se parliamo di vaccini o parliamo di investimenti finanziari, economia o guerra ucraina, è sostanzialmente lo stesso, dove c'è una variabilità di posizioni, perché appunto le posizioni sono complesse, il rumore è tantissimo. E chi come noi fa informazione, e forse anche questo bisognerebbe sottolinearlo, l'informazione è un'impresa. Impresa vuol dire che c'è una strada sul mercato, non è un discorso da sentire, ma è la realtà, siamo un prodotto di un'altra. Bisogna alzare il volume, tendenzialmente la necessità è quella di alzare il volume, e spesso in questo alzare il volume per spiegare il volume di voce, cercare di farsi vedere, farsi notare. Si finiscono per comunicare, per avere atteggiamenti sbagliati quando non deontologicamente inaccettabili. Questa, diciamo, è un po' la discussione interna alla nostra comunità, ma che riguarda anche l'opinione pubblica, perché appunto ritorno all'esempio della pandemia, perché è quello forse un po' più fresco nella memoria di tutti, perché il clima è sicuramente il problema che ci riguarda, che ci riguarda, che ci riguarderà. La pandemia ci riguarda ancora, ma diciamo forse in paesi come il nostro riusciamo un po' a controllarla, però non sui impatti. Però nel caso della pandemia questa cosa qui è stata clamorosa, era un continuo urlare che urlava di più, e urla che venivano riprese anche dai mezzi di comunicazione, perché per la prima volta anche nella storia della scienza la discussione di una comunità scientifica su un problema nuovo è stata fatta anche, se non soprattutto, attraverso mezzi di comunicazione che tra l'altro non erano più mezzi di comunicazione verticali, cioè c'è l'editore, c'è il direttore, ma mezzi di comunicazione orizzontali,
qualunque scienziato, più o meno bravo, più o meno cialtrone, poteva raggiungere con un post su Facebook, su Instagram, un tweet, eccetera, eccetera, migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone e quindi comunicare. Ecco, questo credo che sia anche un elemento da tenere conto, sia per noi che facciamo questo lavoro, sia per chi poi usa i mezzi di comunicazione, perché appunto mi riferisco soprattutto ai più giovani che probabilmente non vanno in giro a comprare un quotidiano per farci per formarsi, ma giustamente diciamo, non sempre quello che non è il giustamente si informano con le tecnologie che hanno a disposizione il trono che non c'è, di fare molta attenzione a questa cosa. Scusatemi se volevo solo aggiungere una cosa, secondo me non è colpa nostra. Lui ha aperto la questione con il discorso Covid. Lui, in questo proprio amico tantissimo, molti colleghi del CNR, che adesso mi interpretando, ma mi sente anche in fondo, che ha fatto l'opera di divulgazione, evidentemente anche una divulgazione piacevole, io devo comprare questo libro proprio per firmare. In realtà noi infatti spesso noi. Di solito il meteorologo che si occupa di inquinamento atmosferico non troppe corbellerie non le dice, come ho sentito dire dai vari vaccinologi, eccetera. Tra l'altro vi ricordo che, parlando sempre di comunità scientifica, fu pubblicato su Lancet il famoso articolo che ha fatto più danni, dedicato come era detto, quello sull'autismo dei vaccini, che è stato pubblicato, smentito il mese dopo e ancora è stato smentito grazie alla meritoria opera del giornalista scientifico. Sì, ma adesso. Quindi questo è quindi, ecco, molto cioè, noi qualche volta le corbellerie le diciamo, perché non qualche volta, spessissimo, perché tanto dovendo fare un sacco di pubblicazioni scientifiche, uno tende un po' ad avere delle forme. Spessissimo non siamo in grado di comunicare, cioè comunicare correttamente è complicato, io non so adesso poi vedere come è fatto, perché cioè, è veramente. Cioè, io ho letto 60 libri di sull'atmosfera, sul clima, eccetera, e l'unico che aveva saputo comunicare era il mondo Bernacca, fece un libro che io comprai alle medie, quindi diciamo che questa è la faccenda. Quello sicuramente è un problema. Comunque l'obiezione è stata accolta. No, non solo accolta, è stata la più bella cosa di questa sera. Perché? No, il discorso di dare la prevalenza. Se posso dire una cosa prima di lasciare tutti gli interventi a Marina, e approfittando anche della presenza del Presidente Lourdes, posso dire da lettore ancora di qualche cosa, sono apparentemente uno dei pochi che legge ancora così piani in questo paese, però uno dei sapere che è un po' fastidioso, che riguardo a qualsiasi notizia importante, poi sparisce la specializzazione, nel senso quando la notizia arriva a un tale livello di importanza deve scrivere la firma editoriale del giornale, che è il vice direttore, che è l'editorialista, che non ha nessuna competenza specifica. Dalla morte di Ian, non perché la morte di Ian sia una cosa bella, ma dalla morte di un calciatore di cui non si occupa il giornalista sportivo, ma l'editorialista principe del giornale, ha un concetto, ha un fatto che riguarda la scienza, perché ne deve dire. Questo dal punto di vista di chi legge quotidianamente il giornale e segue coloro i quali ogni giorno scrivono le notizie che riguardano quel settore, poi improvvisamente quando quella notizia diventa, supera il livello di attenzione, di normalità, non è più il giornalista che magari ci lavora 25 anni su quel campo, ma credo che sia, io scusate, non voglio sottolineare, però mi sento quasi chiamato in causa non in quanto editorialista, perché non c'è, certo. Brevemente, credo che sia una mitologia che è una social network, credo che sia una mitologia che è una ragione d'essere, che è il retaggio di un mondo, delle relazioni, di come funziona anche negli anni, come funzionava la società, la comunicazione, la società, 40 anni fa, adesso è interessante. Anzi, approfitto del fatto che purtroppo è uno dei grandi giornalisti, a mio modo di vedere, investigativo, giornalista proprio.
relazione investigativa saggio Franco Pannone, che scriveva molto per il manifesto, mi diceva, proprio il panorama, per molte estate, mi diceva, a volte arriva una notizia, scusate la franchezza, che è un'assoluta stupidaggine, e il direttore mi dice, Gianfranco, fai un pezzo, e io dico, no, guarda, non c'è, c'è da fare nessun pezzo, è una stupidaggine, no, no, ma domani esci nel computer, quello che devi fare, punto. E questo è la cosa. Funziona così. Però Giovanni, non è un caso se succede che magari di fronte ad una notizia importantissima di scienza, la grande rivista che fa comunicazione della scienza, per dire, facciamo il riferimento alle scienze, si prende più tempo a trattarla rispetto a... Eppure i giornalisti che collaborano con le scienze hanno molte più competenze rispetto a giornalista medio per trattarla, però il rispetto per la materia è tale che magari si prendono già tempo. È vero, perché parlando di le scienze, diciamo, una cosa banale, ma si spiega perché non è per teoria, nel senso che facciamo un quotidiano nello stesso gruppo editoriale, se non facciamo un giornale altri. E Repubblica, per Corriere, sono 24 ore, che fa parte di 24, di quanto credo, e ovviamente non sono le scienze, nel senso che noi ci possiamo prendere un po' più di tempo perché la nostra audience è autoselezionata, che vuol dire che sono più bravi, più intelligenti, eccetera. Vuol dire che sanno che magari dedichiamo un po' più di tempo e approfondimento perché trovano delle informazioni, delle analisi che sui quotidiani non trovano. Perché i quotidiani non le trovano? Questa è la domanda del secolo. Perché in realtà ancora questo non succede, perché secondo me forse adesso si può fare. Il punto è che ormai i grandi, diciamo, gli ammirati dei grandi quotidiani, che erano tutti i quotidiani, il Sole 24 Ore, il Messaggero, forse grande, non è, ma comunque diciamo, il suo peso all'interno del centro Italia, per rimanere diciamo, nella nostra zona, e sono i modi che gli studiosi che esplorano ecosistema altamente competitivo, ovvero non possono permettersi di rimanere indietro sul flusso continuo dell'informazione. Questo è un bene, certamente no. Però, Presidente che... però c'è sempre la questione che dicevo prima, cioè noi ci questa non è la giusta intenzione, come dicevo, anche lì è una realtà più classica, quindi andrebbe un po' studiata sotto il punto di vista. Se l'impresa di comunicazione giornalistica è un'impresa come tutte le altre, quindi deve stare in piedi economicamente, e se il mercato è quello dei lettori che arrivano sul sito, della pubblicità che viene portata in base al volume che procurano il traffico, che riceve il traffico di un sito o l'audience dei podcast, eccetera, sono vado nei dettagli. È ovvio che noi, per come siamo strutturati, come scienze, possiamo permetterci di tenere un numero un po' più basso, anche se il nostro editore ovviamente non è mai contento e vorrebbe no, che facessimo numeri non solo di Repubblica, ma possibilmente Repubblica e Corriere messo insieme, ovviamente non è possibile. Repubblica e Corriere, che sono perfetti, se voi guardate i grafici, prendo questi due, come dire, perché sono quelli su cui i siti prendono riferimento digitale, poi su cui ci muoviamo, su cartaceo, un'altra storia, ma come numeri, ma stiamo sul digitale. Se voi guardate i numeri disponibili pubblicamente del traffico giornaliero dei due siti, Corriere e Repubblica, è una corsa continua, sembrano quasi coppie e barteri, e quella roba lì regge in piedi un sistema economico che a sua volta si regge in piedi solo se c'è un'operazione minima, ovvero un continuo aggiornamento del flusso di informazioni che va a discapito dell'approfondimento, a volte, non sempre, perché poi bisogna dare anche atto che ecco, sicuramente i problemi ci sono, questo è innegabile, sarebbe sciocco da parte nostra negare che ci sono dei problemi anche molto delicati visto il ruolo che abbiamo. Innanzitutto faremo un torto al nostro lavoro. Dopodiché questo è il modo in cui ci muoviamo. E con questo dobbiamo Federico, come si fa a non intervistare se sì, soliti? Dovendo impegnarsi nel migliorare la comunicazione, indubbiamente questi strumenti che noi abbiamo oggi, che sono esplosi come Facebook, osservati con attenzione,
attenzione, sono estremamente utili. Io personalmente non... cioè criticare Facebook è come prendersela con il microscopio che ci ha fatto vedere il virus, no? È venuto fuori che cosa siamo, la vicenda recente di Messina Denaro è un esempio, se guardate a vedere cosa scrive la gente, però è utile perché ci fa vedere che cosa pensano possibile, no? E non si è visto per 30 anni, era lì, era un maresciallo dei carabinieri, era sindaco di Palermo, come mai non ce ne siamo accorti? Vengono fuori delle attitudini al commento della notizia che però, se studiati con attenzione, vi fanno vedere quali sono i meccanismi contorti che dobbiamo riuscire ad aggirare, e anche sull'ambiente ci sono, no, se non parliamo poi della guerra ucraina-russa, ho detto delle cose incredibili. Una delle più incredibili era che gli Stati Uniti vogliono impegnare l'Europa in questa guerra in modo che vada in una crisi economica totale l'Europa. Guardate che una crisi economica totale in Europa vuol dire che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti diventa 10 volte meno, quindi sarebbe una tragedia per gli Stati Uniti. Però il pensiero creativo per cui questa roba può funzionare ha un fascino tremendo, perverso, manicoso. Però la metafora era che non prendiamocela con i social per averci fatto scoprire il virus, insomma. È il microscopio che ha portato. C'erano anche se uno non li vedeva, sì, c'erano i virus. Se no non vedo il nostro giovanissimo amico che ci sì, dà la possibilità di. Ok, intanto vi chiedo se ci sono domande. Possono essere notizie senza volto, quindi nel senso che non sempre attendibili, tutti coloro che si possono esprimere con grande libertà sui social, non è detto che siano depositari della verità. Assolutamente, no, sono una misura di come però, e prima non appariva, no? Ma sì. Di come viene percepito lo stesso fatto, però, ecco, diceva anche che c'è una quantità di scemenze spaventose, perché i libri cretini sono stati scritti a milioni, no? Bisogna fare in modo di raggiungere quelli buoni. È verissimo, però è un problema del problema, ma non esorcizziamo, non diciamo che non è. Per quello che riguarda invece le grandi testate, che ovviamente chiamiamole anche blu, sicuramente anche il libro di seguito, la trasparenza che dovremmo applicare con una nuova legge e dovremmo invertire alcune tendenze in realtà dell'informazione. La trasparenza che bisogna applicare è sulle attività dell'editore, che ormai non è più editore pubblico, per cui faccio un esempio per farvi capire. Se c'è una testata che prende posizione a favore delle trivellazioni in un mare, bisogna che il lettore sappia che l'editore magari è un petroliere. Questo credo che sia importante, perché altrimenti viene ingannato il lettore. Così. Beh. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio moltissimo tutti i relatori, ringrazio moltissimo chi ha preso parte a questa conferenza, e per congedarci, noi studenti dello scientifico di Fermo, scienze applicate, vi vogliamo lasciare con una frase dello scrittore Karl Pangast: un passo indietro dopo aver fatto una strada sbagliata è un passo nella giusta direzione. Grazie a tutti.